Allora, buongiorno a tutti. Come abbiamo detto anche nella precedente lezione sul primo intervento, diciamo che la naturale conclusione del primo intervento è la possibilità che si ha nel metterla in campo, soprattutto nella infortunistica stradale. L'infortunistica stradale, come ho avuto modo anche di dire in precedenza, è una delle discipline, è proprio una vera e propria scienza che gli operatori della polizia locale devono necessariamente, come dire, si approcciano e non solo, ma devono essere ben formati perché, come ho avuto modo di dire per il passato e nella lezione precedente, è una materia, è un ambito che ci occupa proprio in virtù dell'articolo 11 e 12 del codice della strada. Quali sono gli obiettivi di questa lezione? Appunto, identificare le competenze di tipo operativo, l'analisi del contesto, quindi cogliere l'analisi del contesto e del teatro del sinistro e descrivere in maniera compiuta tutti gli atti da porre in essere nella operazione che si va a svolgere. Le finalità è quindi avere le capacità di approcciare nel modo corretto questa disciplina che è appunto la infortunistica stradale. Allora, intanto andiamo a definire che cos'è la infortunistica stradale. È la scienza che studia i fenomeni derivanti dall'osservazione, dalla inosservazione di regole giuridiche connesse agli infortuni relativi alla circolazione e si pone l'obiettivo di procedere alla ricostruzione di accadimenti pregressi per la corretta e giusta definizione delle varie tipologie di responsabilità, che può essere civile, che può essere penale. Gli elementi essenziali che te dobbiamo tenere conto, di cui dobbiamo tenere conto quando andiamo necessariamente a trattare della materia dell'infortunistica stradale, sono la strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, il veicolo e l'uomo. Perché strada pubblica e strada aperta al pubblico passaggio? Perché la nostra competenza, oltre ad essere su sede pubblica e quindi su strada pubblica, è anche riferita alle strade aperte al pubblico passaggio. Quindi la competenza della polizia municipale nel rilievo degli incidenti è anche all'interno dei luoghi aperti al pubblico passaggio. Veicolo, chiaramente il veicolo è l'oggetto con cui poi si ha l'incidente stradale e l'uomo. L'incidente stradale si verifica quando avvengono i contatti indebiti ed accidentali tra gli elementi costruttivi della sede stradale, elementi costitutivi della circolazione stradale, strada, veicolo e uomo. Per circolazione stradale si intende il movimento che si realizza su un territorio, quindi la strada, con un mezzo, il veicolo, tramite precise norme di legge e di regolamento, che è il codice della strada, il regolamento al codice della strada e le leggi complementari. Quindi facciamo l'aspetto normativo è fondamentale. L'incidente stradale è definito dalla Convenzione di Vienna del 1968 come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivano danni a cose e lesioni a persone o animali. È un evento accidentale verificato sulla strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, quindi aperta al pubblico, nel quale sia rimasto coinvolto almeno una persona ed un veicolo, con conseguenti lesioni a persone e o danni a cose, fermo restando la necessità del rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento. La platea del sinistro stradale, cosiddetto teatro del sinistro, rappresenta il prezioso bacino di elementi di prova e ciò crea l'esigenza di gestire in maniera disciplinata tutte le attività e le operazioni che riguardano il teatro della commissione dell'evento.
Il sinistro stradale è un articolato momento investigativo strutturato in fasi operative ben precise, sottoposte ai protocolli di intervento che il personale specialistico preparato è chiamato ad applicare per trasformare tutto il materiale raccolto decisivo per il prosieguo del procedimento. La scena del sinistro è qualcosa di strutturato e complesso e può essere suddivisa in due fasi: quella del primo intervento, di cui abbiamo avuto modo di trattenerci nella lezione precedente, seguita da molte figure istituzionali, personale sanitario, vigili del fuoco, eccetera, e quella dell'attività condotta dagli specialisti della scena del crimine, che in questo caso la Polizia Municipale. Per quanto attiene invece il personale dei 118 dei Vigili del Fuoco, la peculiarità di queste figure professionali è data dalla difficoltà di conciliare le attività emergenziali che ognuno di loro è chiamato a eseguire con delle quelle praticamente tipicamente investigative, cioè è difficile conciliare co le attività investigative con quelle che sono messe in essere dal personale che interviene per l'attività emergenziale. Molto spesso queste figure professionali non fanno attenzione a conservare la scena del sinistro, quindi il teatro del sinistro, perché la loro competenza è quella di garantire la incolumità pubblica. È chiaro che in questo caso il primo intervento è fondamentale e caratterizzante, perché in questo caso determinate azioni che sono chiaramente che possono essere poste in essere hanno proprio il rischio che determinate situazioni possono chiaramente inficiare la scena del teatro, il teatro del sinistro. Per esempio, in alcuni casi possono essere importanti il coinvolgimento delle vittime oppure dei familiari o i curiosi o i giornalisti. Questo è da evitare. Tutte le operazioni condotte in questa fase sono caratterizzate da una elevata criticità, dal momento che possono influire in maniera determinante sulla conduzione delle attività successive. Manovre errate, spostamenti di oggetto, contaminazione delle tracce possono comportare grave pregiudizio alle operazioni che vengono condotte nella seconda fase, e quindi la fase puramente investigativa. Quindi, in questo caso, la fase emergenziale potrebbe, se trattata in modo superficiale, inficiare le esigenze investigative e quindi la fase investigativa. Quindi di conseguenza cogliamo questa dicotomia tra le due fasi. Allora, un buon intervento è quello che segue le due fasi e che c'è il raccordo delle fasi. La prima fase è quella di garantire l'incolumità pubblica e quindi la fase di attenzione e quindi emergenziale, mettere in salvo le persone, cercare di chiamare i sanitari, cercare. La seconda fase è quella più propriamente investigativa, la fase nella quale si raccolgono tutti gli elementi affinché l'azione penale venga perseguita in modo corretto e coerente. Quindi raccogliamo tutti gli elementi di prova e garantiamo che tali elementi possano essere condotti all'autorità giudiziaria in maniera compiuta. Quindi le due fasi dovrebbero essere quantomeno raccordate e coordinate al meglio. L'operatore di polizia giudiziaria è chiamato a svolgere il primo intervento, quindi ripetiamo che il primo intervento è fondamentale. Ha come priorità quella di preservare la scena di ogni forma possibile da ogni forma possibile di contaminazione, acquisire le tracce, la loro natura, le loro condizioni ambientali e soprattutto evitare il rischio che esse possano essere disperse. Nello specifico, il ruolo della polizia giudiziaria nel primo intervento è di preservare la platea del sinistro per una successiva efficace azione tecnico-investigativa. Quando alle attività condotte nella fase di primo intervento esse sono connotati da requisiti di urgenza e di ripetibilità, come per esempio lo stesso articolo 354 del codice di procedura penale sottolinea, tutto questo deve essere fatto in modo tale che proprio per la sua natura non può essere ripetuto e quindi deve essere fatto in una maniera compiuta, ma soprattutto precisa.
quindi assicurare le fonti di prova, quelle che non sono, non possono essere ripetute. L'urgenza e la irripetibilità sono due caratteri che molto spesso condizionano il contenuto e la forma delle attività esperibili in questa fase. La loro natura urgente le pone nella condizione di che tali atti vengono eseguite non solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma anche dagli agenti. L'abbiamo detto ed è bene ripeterlo che in base all'articolo 113 disposizioni attuative al codice di procedura penale consente in questo caso anche agli agenti di poter operare, esempio, il sequestro del veicolo qualora si interviene nel caso urgente e non è possibile chiamare l'ufficiale. In questo caso non c'è neanche l'obbligo di far intervenire il difensore dell'indagato, che ha la facoltà poi di essere presente successivamente o comunque di essere presente, ma non è necessario avvisarlo. Inoltre, il carattere irripetibile delle operazioni verbali confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento, diventando mezzo di prova di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, cosiddetto codice di rito. Partendo dunque dalla necessità di dotare gli operatori di primo intervento di schemi operativi standardizzati, l'abbiamo detto nella lezione precedente, si procede alla descrizione degli step da seguire, step che si inquadrano all'interno di una sequenza di funzioni che sono chiamati, a cui sono chiamati gli operatori di primo intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 55, 348 e 354 del codice di rito, codice di procedura penale. Allora, la checklist però abbiamo detto che è l'elenco di tutte le procedure da fare e l'elenco da mettere in atto. Questo l'abbiamo potuto osservare nella lezione precedente e lì abbiamo detto quali erano come dire, i canoni o le operazioni da seguire in modo tale che garantiamo al magistrato una visione completa dell'accaduto, dell'evento. Dell'evento, ma qui riassumiamo che le fasi sono chiaramente sono fasi che seguono una come dire, un'osservazione del campo, quindi del campo dove noi riteniamo dove noi siamo chiamati a operare. Rappresentano elementi di base, la condizione essenziale affinché noi riusciamo, in questo caso, a garantire una corretta gestione di un evento che in questo caso è il sinistro stradale. In primis la constatazione dell'evento, cioè ci troviamo a operare in una situazione di difficoltà, ma quello che dobbiamo fare è guardarci, osservare cosa succede e inquadrare il fatto evento. Successivamente, ma nella immediatezza dei fatti, bisogna soccorrere le vittime, chiamare il 118 se non è già intervenuto, assicurare che le vittime, in questo caso parliamo di persone che hanno subito lesioni, siano portate all'ospedale e quindi subiscano chiaramente, debbono necessariamente essere soccorsi. Successivamente, la pattuglia si assicura che le vittime sono state messe nella condizione di essere soccorse, si cintura e si protegge l'area del sinistro. Una volta perché si cintura, perché l'area del sinistro, la platea, ha tante cose da raccontare, nel senso che ha un insieme di situazioni e di fatti. Di prove e di fonti di prova che devono essere necessariamente assicurate e quindi messe rilevate, come si ritiene, si dice, si utilizza terminologicamente il termine rilevato perché deve essere appunto posta all'attenzione del magistrato. L'identificazione dei presenti è fondamentale perché anche i presenti fungono sono fonti di prova, soprattutto le testimonianze che
che noi andiamo a raccogliere nell'immediatezza del sinistro. Le dichiarazioni rese dai testimoni o le sommarie informazioni che noi possiamo acquisire da coloro che sono presenti e sono informati sui fatti, nell'immediatezza del sinistro hanno un'attendibilità sicuramente maggiore rispetto a se esse vengono poi raccolte in una fase successiva, quando c'è stata poi l'intervento di una del tempo che a volte non fa essere diciamo attendibili. E quindi tutto questo è l'assicurazione delle fonti di prova. Ora, come vi dicevo nella lezione precedente, è necessario che noi andiamo a meglio inquadrare il sinistro stradale rispetto a quello che è la differenza tra il sinistro con danni alle cose, il sinistro con lesioni a persone e il sinistro da cui deriva la morte di una persona. Quindi, giusto per che, come vi dicevo nella lezione precedente, dobbiamo, a mio parere, articolare in modo particolare quelle che sono le fasi, è necessario ripetere le tabelle, diciamo, gli elementi essenziali. Per quanto riguarda l'incidente stradale con danni a cose, esso si struttura in un modo più semplice. Qui vi è semplicemente una ispezione del campo del sinistro, l'individuazione delle persone coinvolte, la compilazione di un modello, di una modulistica che ci fornisce il nostro organo di appartenenza e quindi il rilievo planimetrico e quindi lo schizzo di campagna, eventuale rilievo fotografico, ripeto, è opportuno farlo sempre, la verbalizzazione, il procedere alla contestazione qualora sono state violate norme del codice della strada e poi la ricostruzione compiuta della dinamica. Ora, è più semplice intervenire in un incidente stradale con lesioni a cose perché tutta la fase del soccorso e dell'emergenza, diciamo, non c'è. C'è invece un obbligo di intervenire sempre. C'è l'obbligo di intervenire perché tra le funzioni spettanti alla polizia municipale, vi è la funzione di polizia stradale, che è una funzione imprescindibile dalla funzione di polizia municipale, dai compiti della polizia municipale, e l'articolo 12 e 3 e 11 del codice, quindi 11 e 12 del codice della strada, prevede che noi dobbiamo sempre intervenire, ma soprattutto dovremmo in questi casi favorire lo scambio di generalità dei due o più conducenti dei veicoli, in modo tale che poi intervengano successivamente le assicurazioni e quindi mantenere sempre una posizione, possiamo dire, obiettiva e oggettiva rispetto all'evento che si è verificato. Un po' più complicato invece è il sinistro con lesioni alle persone coinvolte. Qui bisogna fare una distinzione. Allora, sappiamo che ci sono nella classificazione delle lesioni che possiamo mutuare dal codice penale, abbiamo delle lesioni, la classificazione di lesioni lievi, gravi, gravissime. Ora, nelle lesioni di una entità lieve, l'incidente stradale che va comunque trattato secondo quella che è l'operatività di un incidente, ove sono che ha avuto come conseguenza la lesione a persone, in questo caso però se le lesioni, ripeto, sono lievi, l'incidente stradale assume una caratteristica meno complessa, in quanto le attività da porre in essere saranno sicuramente importanti, ma non come quelle da cui deriva poi, da cui derivano come conseguenze le lesioni gravissime e l'evento mortale, l'incidente mortale.
Qual è la differenza? La differenza è nella procedibilità. Qualora le lesioni sono lievi, la persona che ha subito la lesione ha la possibilità, né ha facoltà nei 90 giorni di querelare e quindi di muovere una querela nei confronti di colui il quale si è reso, colpevole, possiamo utilizzare questo termine, della condotta irregolare tale da aver causato l'incidente. Quindi la persona che si sente lesa anche dal punto di vista della dinamica può presentare querela in procura e quindi vedersi riconosciuto il danno, ma anche che ha patito, chiaramente. Noi comunque procederemo con questi elementi essenziali, che sono con questi fasi essenziali, con questi procedimenti che raccolgo qui nella slide. Quindi prestare prima di tutto soccorso, ispezionare il campo del sinistro, individuare le parti coinvolte, i testimoni, far allontanare le persone strane, compilare chiaramente la modulistica che ci viene concessa dalla nostra organo di appartenenza, eseguire lo schizzo planimetrico, rilievo fotografico essenziale e quindi tutta la documentazione fotografica, procedere alla relazione di tutti gli atti e in questo caso anche con le lesioni lievi, gli atti vengono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, procedere alla contestazione, elevare tutti quelli che sono i verbali da elevare per quanto riguarda il codice della strada, anche penali eventualmente, affidare in custodia i veicoli, eccetera. Ora, che cosa potrebbe esserci? Allora, noi intanto la relazione dell'incidente stradale va trasmessa all'autorità giudiziaria, nell'attesa che la persona coinvolta e che si sente lesa anche dal punto di vista della condotta dei coinvolti, possa procedere a querela. Ma nel frattempo, nei 90 giorni, o meglio, nei 3 mesi che sono dettati dalla norma per eventualmente promuovere una querela, cosa succede? Qualora dovessero pervenire all'ufficio procedente, quindi all'ufficio di polizia, ufficio amministrativo della polizia municipale, richieste di accesso agli atti, allora se gli atti sono stati trasmessi in procura, tali atti non possono essere dati agli avvocati o a chi ne fa richiesta se non con il visto dell'autorità giudiziaria, per cui si rimanda la richiesta al tribunale, alla Procura della Repubblica e si chiede l'autorizzazione al magistrato per poter procedere all'acquisizione, alla trasmissione della documentazione richiesta. Questo nella misura in cui abbiamo i 90 giorni e i 3 mesi per la querela. Sono 3 mesi, non 90 giorni per la precisione, la norma prevede i 3 mesi. Diversamente invece sono il risarcimento civile. Se l'avvocato non chiede gli atti del rilievo del sinistro, ma chiede semplicemente che vengano forniti tutti i dati relativi al veicolo per poter promuovere azione civile, quello obbligatoriamente deve essere concesso, quindi deve essere data l'opportunità all'avvocato o comunque alla compagnia assicurativa o alla parte tutti i dati affinché si possa procedere al risarcimento in sede civile. La prognosi riservata, giusto per dire qualche altra piccola informazione, dare qualche altra piccola informazione, breve informazione rispetto a quello che abbiamo già detto per il primo intervento. Abbiamo parlato di prognosi riservata, abbiamo fatto la differenza tra la prognosi riservata e la prognosi riservata con pericolo di vita. Solo nel caso della prognosi riservata con pericolo di vita si procede a tutto quello che è
previsto per gli incidenti da cui consegue la morte di chi è coinvolto nell'incidente. Quindi, nella prognosi riservata si procede come nelle lesioni gravi, gravi, lievi, gravi, gravissime, cioè si procede a fare, si procede a ispezionare i luoghi esattamente come è previsto per la procedura per le lesioni. Diversamente, invece, qualora la prognosi riservata è riservata ma con pericolo di vita, allora si procede esattamente come viene descritto, e cioè si dà informazione al pubblico magistrato di turno, c'è la possibilità, deve essere necessariamente messo sotto sequestro, salvo poi che nelle successive ore la situazione evolve positivamente per il danneggiato, cioè colui che è in pericolo. Allora poi si procede con l'autorizzazione del giudice, della PM, a dissequestrare i mezzi, ma fino a quel momento si deve garantire al magistrato tutti i mezzi di prova, quindi si deve garantire il sequestro, il veicolo deve essere custodito in un luogo dove è possibile poi fare le ispezioni, e si deve procedere a tutto quello che riguarda anche la stessa, si deve attivare la stessa procedura del sinistro con esiti mortali. In questo caso, qualcosa in più rispetto a quello che già abbiamo detto, è fondamentale che ci sono due diciamo, momenti diversi. Qualora l'incidente si è verificato, ma la persona è viva, viene portata in ospedale, ma lì i sanitari redigono un referto di prognosi con pericolo di vita, e dobbiamo differenziarla dal evento sinistro stradale, ove è presente già sulla sede stradale il cadavere, e quindi già c'è il decesso, e qui bisogna differenziare questo. Cosa comporta? Allora, a differenza della persona che è viva, che però è viva ancora e viene trasportata in ospedale, lì si fanno degli atti di, come dire, tutti gli atti di cui all'articolo 354, che poi con calma vedremo successivamente, ma sono atti che necessari solo in un momento successivo. E quindi, qualora dovesse esserci il decesso, noi abbiamo predisposto tutta la procedura affinché il magistrato poi prenda la decisione e verifichi attraverso l'ispezione del cadavere, attraverso l'ispezione, ma attraverso in questo caso un esame autoptico, chi è poi di chi è la responsabilità del sinistro, quindi possa risalire alla responsabilità, e quindi con la nostra attività svolta in una fase preventiva. Invece, quando il cadavere è sulla strada, e quindi noi siamo intervenuti, ma il decesso è avvenuto sulla strada, noi ci troviamo nella condizione di operare con purtroppo la rimozione del cadavere, e quindi abbiamo necessità di far intervenire il pubblico ministero, ma anche di procedere solamente informando, perché in alcuni casi il magistrato delega la polizia giudiziaria a fare tutte le operazioni, quindi anche rimozione del cadavere, trasporto al nosocomio, chiaramente per essere messo a disposizione, quindi il cadavere viene messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Necessariamente il magistrato ci concede il termine per avvisare i familiari, e poi procede all'esame autoptico. Quindi diventa un po' più complessa l'attività che noi andiamo a svolgere
nel sinistro con cadavere, ma soprattutto è una fase delicata perché chiaramente è una fase in cui, oltre all'emotività dei familiari che sono coinvolti, è necessario avere una fermezza e una obiettività tale da mettere in condizione il magistrato di avere piena conoscenza delle attività che si svolgono, quindi accuratezza nel rilievo, ha necessariamente non uno schizzo planimetrico, ma una vera e propria rilievo di tutte le situazioni, con una descrizione dettagliata della scena del teatro del sinistro, una raccolta cavillosa di tutte i reperti, non solo una raccolta, ma poi il reperto di tutto, repertare tutte quelle che sono anche insignificanti, ma raccogliere tutte le fonti di prova, ma raccogliere tutti i reperti che ci fanno desumere poi meglio la dinamica. Quindi vediamo un attimo, quello che voglio sottolineare in modo particolare in questo caso le fonti di prova. Le fonti di prova abbiamo detto già il reperto di ogni cosa, ma questo, l'articolo 354 per voi deve essere un vero e proprio canovaccio per procedere. Se come succede spesso nei comandi, non magari anche i comandi un po' più piccoli che non hanno tutto il personale o comunque hanno tante altre incombenze, il responsabile non adotta un protocollo operativo sia di primo intervento che di intervento negli incidenti stradali, è opportuno che l'articolo 354 e il 348 soprattutto, eccolo qua, il 348, ma anche il 357 deve essere per voi fonte di guida, deve essere una guida per quello che bisogna fare. Allora, il 354, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Ho detto sequestro perché fondamentalmente è quello che viene a garanzia della cosa. Però qui è importantissimo seguire quelle che sono le attività che possono essere poste in essere, ma soprattutto sono attività di iniziativa, perché prima che il pubblico magistrato acquisisca la direzione dell'indagine, e quindi ci troviamo noi di fronte ad un evento, ad un sinistro stradale, per esempio, da dove è derivata la morte di una persona, e in quel caso noi dobbiamo procedere di iniziativa. Quindi l'iniziativa sarà renderci conto della situazione che ci si prospetta, e soprattutto verificare se la centrale operativa ci ha dato tutte le informazioni. Dopodiché cinturare l'area, evitare le contaminazioni e procedere ad assicurare i mezzi di prova, assicurare che quanto è di nostra pertinenza, quanto è di pertinenza al reato, non sia disperso. Questo è l'articolo 354. Questo articolo 357 che ci tenevo soprattutto a spiegarvi meglio rispetto alla lezione precedente, è esattamente tutto quello che deve essere fatto e deve contenere il verbale diciamo la comunicazione di notizia di reato. Quindi, oltre a redigere un verbale, oltre ad annotare tutte le attività poste in essere, la polizia giudiziaria deve specificare tutte le attività redigendo un verbale. Guardate, il verbale è fondamentale, soprattutto il verbale ci mette nelle condizioni di raccontare i fatti nella sua sequenza, nella loro, chiedo scusa, i fatti nella loro sequenza, cronologica. Questo perché considerate che l'attività che noi svolgiamo, questo verbale, cosiddetta relazione dettagliata di fatti, converge nel fascicolo del dibattimento. E questo fascicolo che io vi ho riportato nell'articolo
Nell'articolo, eccolo qua, nel questo fascicolo è quello che conclude l'azione penale. Quindi il fascicolo che converge nel dibattimento deve essere formato nella sua interezza e soprattutto nella sua completezza. Quindi vediamo la relazione di servizio è una relazione che deve essere formata secondo gli elementi essenziali che vengono descritti nell'articolo 347 del codice di procedura penale e deve avere le caratteristiche di un vero e proprio verbale. Quindi l'ora, le persone coinvolte, intanto la data certa, chi redige l'atto. Quindi la sottoscrizione dell'atto, soprattutto la sommaria descrizione dei fatti, ma tanto sommaria no, perché poi deve avere una cronologia precisa nella descrizione dei fatti, il verbale, e soprattutto le fonti di prova. Le fonti di prova sono chiaramente i sequestri che noi abbiamo operato e le persone che abbiamo sentito a sommare informazioni, le persone che abbiamo sentito a dichiarazioni spontanee, le perquisizioni che abbiamo fatto, le operazioni di accertamenti irripetibili che abbiamo operato in caso per esempio di morte, anche l'ispezione del cadavere, soprattutto in caso di esame autoptico, anche quella va trasmessa, le notificazioni, la nomina del difensore e tutto bisogna scrivere in modo dettagliato. Per fortuna ci viene in aiuto la modulistica che ci fornisce l'organo di appartenenza, il nostro comando, e nel dettaglio noi andiamo a compilare una comunicazione di notizia di reato, ripeto, con i criteri e con gli elementi che ci indica il 347 codice di procedura penale. Cosiddetto codice di rito, e diamo la, come dire, la visione completa al magistrato che dovrà necessariamente perseguire l'azione penale. Quindi attenzione a tutto quello che è nella disponibilità della polizia giudiziaria prima di trasmettere. Molto spesso succede che le attività che vengono delegate successivamente alla direzione delle indagini da parte del magistrato sono rese necessarie, quindi il pubblico ministero delega una successiva attività di indagine sulla stessa attività che noi abbiamo posto in essere di iniziativa. Perché, secondo voi? Perché noi quando abbiamo acquisito, quando abbiamo trasmesso il verbale la comunicazione di notizia di reato al magistrato, siamo stati non completi, quindi non abbiamo completato determinate azioni tali da metterci nelle condizioni di dover chiedere una verifica o un approfondimento delle attività che abbiamo posto in essere. Quindi molto spesso succede così. Quando invece parliamo delle azioni ripetibili, e qui purtroppo il magistrato non può delegarci perché sono azioni che nel momento in cui non le abbiamo poste in essere, non le possiamo ripetere. Quindi, per esempio, le azioni ripetibili ci portano nella condizione di disperdere la prova e quindi immaginate bene che nella misura in cui riusciamo a circoscrivere le attività fatte e non abbiamo posto in essere determinate azioni, quelle non possono essere ripetute e quindi abbiamo perso l'opportunità di dare al magistrato una visione compiuta dell'evento e quindi l'azione penale in un certo senso non può essere portata a compimento nella sua completezza. In questo caso, per esempio, quando ci troviamo di fronte a azioni ripetibili, come può essere per esempio un sequestro che andava fatto al fine di non disperdere le tracce del fatto, le tracce del reato, e non l'abbiamo fatto, noi non abbiamo più l'opportunità di
recuperare quello che avevamo già, che non abbiamo fatto, cioè non si può recuperare. Quindi in questo caso per determinate attività è opportuno anche avvalerci di consulenti tecnici, per esempio, in modo tale che riusciamo in questo caso a dare completezza. Una delle che mi sento di dirvi è fondamentale delle attività non ripetibili è proprio l'ispezione del cadavere. L'ispezione del cadavere fatto nell'immediatezza degli eventi, quando è successo, ci mette nella condizione di poter dare al magistrato contezza di quella che è stata l'esame de visu, l'esame immediato da parte del medico che è intervenuto, quindi dell'ispezione del medico, del sanitario che è intervenuto. Questo è fondamentale, soprattutto l'assistenza che dà la polizia giudiziaria al medico che deve fare l'ispezione del cadavere. L'ispezione del cadavere è diversa rispetto all'esame autoptico. L'ispezione del cadavere viene fatta nell'immediatezza e nel luogo prima della rimozione. Quindi si fa l'ispezione da parte del medico incaricato a ispezionare il cadavere, e di questa operazione si dà atto con un referto. Quindi il medico esamina il cadavere che non viene ancora mosso dalla sede dell'evento, e serve semplicemente perché il medico deve appurare che le lesioni subite senza dubbio sono state quelle che hanno causato la morte. Quindi vedete che in alcuni casi l'ispezione del cadavere, che è un atto irripetibile, ma soprattutto è un atto che è nella gestione della polizia giudiziaria al momento in cui interviene sul sinistro, immaginate quanto è importante perché determinate condizioni possono in quel caso essere fondamentali al fine di ricostruire una giusta dinamica, anche la posizione del cadavere sulla sede stradale, l'impatto che ha avuto tanto per dire, con un veicolo oppure con un altro mezzo. Quindi immaginate la fondamentale importanza di questi atti irripetibili. Qualche altra cosina di approfondimento per quanto riguarda sempre il codice di procedura penale, mi sento di dirla per quanto riguarda tutta la documentazione allegata. Per esempio, quando noi presentiamo al magistrato la comunicazione di notizia di reato, abbiamo una serie di allegati. Quelli sono fondamentali, perché quelli, insieme, esempio, ai verbali per gli atti ripetibili, che può essere, ripeto, il sequestro, l'ispezione di cadavere o quello che sia, insieme a quello che può essere l'accertamento tecnico oppure le sommarie informazioni, vi sono il fascicolo fotografico. Il fascicolo fotografico serve soprattutto a cristallizzare la scena del sinistro, cioè la scena dell'evento. Magari un particolare che noi lì per lì non abbiamo avuto modo di verificare, vista l'evento, l'attività emergenziale che viene posta in essere, allora il rilievo fotografico ci dà la possibilità di repertare tutte quelle piccole situazioni che noi al momento dell'intervento magari abbiamo forse in quel momento sottovalutato, ma che comunque sono poi successivamente risultano di fondamentale importanza. Quindi il fascicolo fotografico è la documentazione allegata agli atti. Ancora, tutto questo, questa documentazione converge in una notizia di reato, ma soprattutto converge nel fascicolo del dibattimento. Il fascicolo del dibattimento è praticamente tutto quello che costituisce
la prova, più che altro la fonte di prova, è che il magistrato ritiene di dover esaminare, di dover trasmettere per l'azione penale al giudice. Abbiamo detto in precedenza che l'azione penale si conclude con un giudizio innanzi ad una terza parte che è il giudice. Quindi il magistrato, raccoglie, il pubblico ministero raccoglie tutte le informazioni, la polizia giudiziaria è il braccio del magistrato, quindi opera sotto la direzione del magistrato. Il magistrato raccoglie tutto quello che ritiene necessario e quindi assume tutto quello che ritiene necessario e fa in modo che tutto quanto converge in questo fascicolo, che non è più il fascicolo della procura, ma diventa fascicolo del dibattimento. Quindi, di fatto, secondo l'articolo 431, immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Che cos'è questo decreto che dispone il giudizio? Il magistrato, quindi il pubblico ministero, ritenendo solida l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria, ritiene che si possa sostenere un giudizio, quindi ritiene che c'è effettivamente una lesione di una norma penalmente rilevante e quindi chiede al giudice delle indagini preliminari di procedere all'azione penale e quindi raccoglie tutte queste informazioni che sono del fascicolo della procura e li trasmette al giudice per il dibattimento. Il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Quindi si forma questo fascicolo. Se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza. Quindi qua parliamo di un giudice diverso da quello che deve poi esaminare ed è il giudice per l'udienza preliminare. Da un termine e forma il fascicolo. Quindi in questo caso, in questo fascicolo, che cosa sono raccolti? Gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale, come vi dicevo, e l'esercizio dell'azione civile. Quindi in questo caso c'è anche la possibilità di prevedere l'azione civile, quindi la costituzione di parte civile. I verbali degli atti non ripetibili, perché gli atti ripetibili sono di per sé, non costituiscono l'urgenza. Gli atti ripetibili sono quelli che sono compiuti dalla polizia giudiziaria, convergono direttamente nel fascicolo. I verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore, perché secondo il nostro legislatore, a garanzia dell'imputato, ci sono anche atti che possono essere fatti dal difensore. E proprio a garanzia dell'esempio, nell'incidente stradale vi è da cui è derivata la morte di una delle persone, della persona coinvolta, l'esame autoptico è un atto irripetibile, ma è un atto irripetibile compiuto dal pubblico ministero. Invece il difensore può, nello stesso momento in cui si fa l'autopsia del cadavere, può presenziare attraverso la nomina di un consulente di parte e può, da questa nomina del consulente, da questa attività che fa il consulente di parte, può ricavare una visione diversa rispetto, quindi è un medico che non assiste all'esame autoptico, ma che rispetto alla conclusione da cui deriva poi il referto, ha una conclusione diversa, quindi è un'attività irripetibile che però viene fatta dal difensore e anche in questo caso tale attività converge nel dibattimento. Spero di essere stata chiara. Convergono tutti i documenti acquisiti, esempio all'estero, la rogatoria internazionale, qualora dovesse esserci un reato commesso all'estero, i verbali assunti nella fase dell'incidente probatorio, cioè nella contestazione delle parti, i verbali che sono praticamente vabbè, nella rogatoria abbiamo già detto, certifica i casellari giudiziari, per esempio, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove. Per esempio,
I verbali di sequestro, le relazioni di servizio della polizia giudiziaria convergono nel fascicolo del dipartimento. Quindi in questo caso questo fascicolo si forma in contraddittorio. Il fascicolo e tutta la documentazione in questo caso va direttamente al dibattimento. Il dibattimento si conclude con una sentenza che può essere di proscioglimento oppure di condanna. Ora, tutte le informazioni che vi ho dato, tutte queste come dire, operazioni che vanno poste in essere, ci dicono una cosa fondamentale, cioè il ruolo che ha nell'azione penale la polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria è il braccio, come ho detto, del pubblico ministero, ma soprattutto deve necessariamente essere attenta a tutte quelle che sono le operazioni peculiari, ma soprattutto deve essere attenta a tutti gli atti che pone in essere, perché l'errore della polizia giudiziaria a cascata inficia tutte quelle che sono le operazioni successive al fine di perseguire l'azione penale, che sapete bene, in alcuni casi, ecco perché quando vi ho parlato di polizia giudiziaria ho voluto in modo particolare elencare i 9 punti, gli 8 punti del procedimento, dei doveri della polizia giudiziaria, perché se con tutto quanto viene, tutto quello che viene, tra virgolette, messo in campo con i doveri del personale della pubblica, della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero e quindi nella peculiarità delle sue attività, tutto quello che viene posto in essere garantisce che gli errori sono sicuramente molto marginali, sono sicuramente di poco conto, perché si possono sanare diversamente l'incuria, diversamente la negligenza, diversamente la poca formazione, la poca attenzione pone nella condizione di non, diciamo, non dare la giusta, la corretta visione delle cose al magistrato che si aspetta una polizia giudiziaria formata. Non da meno la polizia municipale, secondo abbiamo detto, e qui lo ripeto, l'articolo 5 della legge 65 dell'86, la nostra legge quadro, ci dà una funzione fondamentale. Dal momento dell'assunzione, l'agente e in questo caso l'ufficiale acquisiscono le funzioni di polizia giudiziaria e hanno dei compiti importanti. Forse uno dei compiti più importanti è proprio la funzione di polizia giudiziaria, perché intanto per la direzione che noi, per la sottoposizione che noi abbiamo alle dipendenze della Procura, per la valenza che noi abbiamo nei confronti dell'azione penale e anche per la tipologia di intervento che generalmente viene richiesto di accuratezza. Quindi questo significa che bisogna dare attenzione, come ho detto, nella finalità e negli obiettivi di questa lezione, bisogna dare attenzione intanto al codice di procedura penale che, essendo codice di rito, ci assiste nella maggiore capacità di fare sintesi e fare, come dire, e ci guida. È come ci guida rispetto a quelle che sono le operazioni da porre in essere. Ma soprattutto quello che auspico è che i comandi, soprattutto i comandi di una certa grandezza, quindi che hanno di una certa dimensione, possano
redigere delle corrette linee guida, che sono proprio dei protocolli operativi, che pongono nell'attività di polizia stradale, ma sì, sicuramente anche nell'attività di polizia giudiziaria, che occupa comunque la maggior parte delle nostre attività, pongono un canovaccio da cui chiaramente poi la polizia locale e gli operatori possano trarre giovamento per le proprie attività. Questo è fondamentale. Fondamentale noi rispetto alle altre nazioni, penso per esempio agli Stati Uniti o addirittura anche alle nazioni europee, anche la Germania, hanno dei protocolli e quindi delle checklist rispetto agli interventi del personale di polizia molto importanti. Ci fanno capire che se si programma un'attività e si pianifica l'attività nel minimo particolare, se si ha alla base una attenta centrale operativa che chiarisce che pone l'operatore che deve intervenire in una posizione di tranquillità, fornendo soprattutto tutte le informazioni che dovrà avere l'operatore di primo intervento, quindi la pattuglia che deve intervenire, sicuramente gli errori di cui stavo parlando in precedenza saranno mitigati e non saranno così, come dire, importanti da far venire meno l'attività che si è posta in essere. Dopodiché, quello che è fondamentale, la formazione continua rispetto a degli aggiornamenti che riguardano il modo di operare, perché ragazzi, il problema non è tanto l'attività che si svolge o nella misura in cui si fa il proprio dovere, ma lo si deve fare con la coscienza di mettere in essere in campo tutte le conoscenze. Questo lo si deve fare attraverso un aggiornamento costante, attraverso intanto una formazione di base che ci mette nelle condizioni di capire qual è il ruolo che riveste l'agente di polizia municipale. Un ruolo, a mio parere, importante, un ruolo che oltre ad essere chiaramente depositario di una serie di compiti e di funzioni che deve svolgere nel miglior modo possibile, è anche tutore di quello che è l'ordine e la sicurezza urbana della propria città. Quindi alla fine fondamentale è avere conoscenza di quelli che sono i propri compiti. Detto questo, è chiaro che l'auspicio è che alla base ci deve essere una adeguata, importante struttura, che è il comando che garantisce la prestazione lavorativa nel miglior modo possibile. Avete visto in questo excursus che abbiamo fatto che quante sono le responsabilità, quante sono le attività che bisogna porre in essere, quanti sono soprattutto i problemi qualora a cascata dovessimo fare un errore. Vengono chiaramente inficiati tutti gli atti conseguenziali, quindi tutti gli atti successivi. Quindi è necessario avere questa, come dire, questa consapevolezza, ma sono certa che poi di fatto con un'adeguata preparazione, con un adeguato aggiornamento, riuscirete sicuramente a mettere in campo quello che è, nello specifico, la vostra formazione, la vostra capacità anche di tra l'altro questo è un lavoro affascinante, quindi farvi affascinare da quella che è soprattutto l'utilità del vostro ruolo. Bene, io ho concluso questa lezione. Sicuramente posso dirvi che ho cercato, sperando di esserci riuscita, a darvi i canoni, i presupposti e le informazioni basi affinché possiate al meglio svolgere questa funzione fondamentale, che è appunto quello di polizia, della polizia giudiziaria, soprattutto in occasione dei sinistri stradali. E con l'augurio sempre di che possiate trascorrere una felice Natale, vi saluto e quindi vi auguro buon Natale. Grazie.